Il teatro è come l'amore, non si impara, si fa. Ed allora in questa giornata mondiale dedicata al teatro, noi vogliamo sperare che il prossimo anno qualcuno cambi il suo titolo. Vorremmo che si chiamasse la giornata mondiale del pubblico. Ah, io non so voi, ma non ne posso più di vedere i miei amici attori amputati, mezzi busti, dentro le schermate dei computer, dei telefonini, delle TV. Desidero in maniera totale, incondizionata, di rivedere i loro corpi pieni che si muovono nelle antiche tavole dei palcoscenici, che muovono le loro gambe come compassi in grado di disegnare la circonferenza dei nostri sogni. Non vedo l'ora di ascoltare qualcuno che con la sua voce mi racconti una storia, per dire, seduto là in fondo, chissà come sarà quell'attore visto da vicino. La lontananza sarà soltanto un modo misterioso per fare una fila ravvicinata fuori da un camerino. Deve tornare tutto questo, e tornerà presto. E allora prepariamoci, come facevo io da ragazzino, che facevo le valigie un mese prima di andare al mare, ma il solo fatto di preparare i bagagli mi dava la sensazione dell'incanto. Preparate i bagagli, è ora di partire. Saranno le vostre giornate, le giornate mondiali del pubblico. E il teatro è la voce della comunità, è il pensiero, è la riflessione, è la provocazione, è la richiesta di cambiamento, è l'emozione della comunità del teatro e quindi di una società. Come sarà il ritorno a teatro? Una grande incognita. La sensazione strana di questo periodo è come se il nostro mestiere fosse una cosa lontana. Sarà bello riscoprire tutto questo. Io credo che sarà così. E allora io, la prossima volta che avremo la fortuna di vederci tutti a teatro, ecco, io resterò là, dietro il sipario, chiuso oppure nascosto dietro una quinta, ad ascoltare tutte le voci delle persone che sono arrivate, che si salutano. Ciao, come stai? Come va? Come... E a un certo punto, pian pianino, quando la luce della platea pian piano si spegne, proprio in quel momento diventano pubblico, una cosa sola. Ed è questa proprio la magia del teatro. Da questo incubo vorrei uscirne e ritornare al sogno che poi era la realtà.